Mi ero ripromesso di non comprare mai più prodotti Microsoft per tutta una serie di motivi, soprattutto per il fatto che quando all'inizio lavoravo solo con Microsoft ho perso una marea di progetti quasi finiti, quindi praticamente mi si impallava il computer e non potevo lavorare più. E quindi ho fatto il passaggio ad Apple e poi mi sono trovato sempre benissimo, anche cambiando programmi. Non sto qui a sindacare o a lanciare un dibattito se sia meglio Apple, se sia meglio Windows. Non me ne frega niente del parere di nessuno perché io valuto semplicemente sulla mia esperienza, quindi non è questo proprio il video adatto. Poi se volete comunque discutere nei commenti fra di voi fate pure. Io ho i miei pareri. Però questa volta ho dovuto, diciamo, cambiare idea semplicemente perché ovviamente la tecnologia va avanti, non siamo più ai computer di 10 anni fa e per quello che mi serviva, ovviamente non stiamo parlando di un computer performante, per quello che mi serviva era perfetto questo prodotto e mi ha fatto risparmiare un po' di soldi rispetto al corrispettivo che volevo prendere, che sarebbe stato un iPad Pro. Ovviamente quello è un tablet, questo è proprio un PC a tutti gli effetti e per quello che effettivamente devo fare è ottimo, penso. Ancora ce l'ho da 2 giorni, quindi non vi so dire di preciso, vedremo. Intanto la cosa ottima rispetto all'iPad Pro è il fatto che sia un PC, quindi posso installare i programmi per computer, quindi DaVinci Resolve, posso installare il programma degli storyboard, però posso usarlo anche come tablet perché ha anche le applicazioni per usarlo come tablet. Questa cosa dà un valore aggiunto rispetto a un iPad che è solamente un tablet. Nota dolente di Apple, che secondo me ultimamente Apple sta cominciando a lavorare solo ed esclusivamente per una questione commerciale. Non ci vedo più tutte queste grosse migliorie se non dal punto di vista hardware, che è una gran cosa, però. Come al solito fanno storcere il naso su determinate situazioni, tipo un ibrido buono non l'hanno saputo ancora fare, hanno sempre mantenuto la loro rotta. E va bene, ognuno ha le sue politiche, però per forza di cose uno poi si sposta. E spostandomi qua, fino ad ora pare che sia tutto ok, tranne che la schermata di DaVinci Resolve, che è al primo avvio si è piantata da un pochino, ma comunque penso delle prestazioni. Vedremo nel corso del video. Sperimentiamo insieme perché ce l'ho veramente da poco, da ieri. Eccolo qua. Guardate la confusione che c'è attorno perché siamo di inizio riprese e quindi stiamo organizzando l'attrezzatura per il prossimo film. E quella è una scenografia che dobbiamo sistemare, quindi per adesso nello studio c'è una confusione assurda, anzi per la prima volta faccio un video da qua di questo genere e non sono nel mio studietto. Ok, sono riuscito a farlo andare, alla fine era solo una questione di aggiornamenti perché era da poco appunto che ce l'ho e quindi l'ho dovuto aggiornare per poter far partire i programmi. Diciamo che io non voglio fare pubblicità alle marche, anche perché non ha senso, non mi paga nessuno. Questi sono solamente video, diciamo, di trick, di situazioni che mi migliorano, diciamo, tutta la mia fase lavorativa e quindi quando io scopro una cosa che effettivamente può essere utile anche ad altri, la condivido. Non sono un esperto di tecnologia, di conseguenza anch'io ho dovuto fare un po' di tentativi, di ricerche e di prove per arrivare alla fine a decidere di prendere un prodotto come questo, che praticamente è una cosa abbastanza buona, che poteva fare anche una qualsiasi altra marca, cioè non credo che sia solo questa la marca che fa questo genere di computer, probabilmente computer touch ce ne sono anche di altre marche, però io ho visto questo, ho preso questo e sicuramente è esattamente quello che mi serviva per le mie esigenze. Ovviamente non si parla di marca e non si parla di prestazioni perché questo non è un computer, diciamo, creato per avere delle prestazioni abbastanza potenti. Ci sono altri modelli superiori a questo, ma si parla di funzioni. A me già solo il fatto che si possa usare con un pennino anche scarso e poi magari supplementare l'utilizzo
con una penna fatta apposta, che come può essere appunto la Surface Pen, che è in arrivo e la sto aspettando. Questa è una gran cosa, perché praticamente, come potrebbe essere un iPad o un qualsiasi tablet, noi possiamo prendere per esempio un programma di disegno, vedete ci sta un po' a caricare, e usarlo, sfruttarlo per un qualsiasi motivo che ci possa servire. Tanto la cosa bellina di questo programma è che ci dà praticamente varie opzioni per iniziare un qualsiasi tipo di lavoro, però se noi per esempio vogliamo semplicemente fare un po' di scarabocchi, è abbastanza preciso. Questa penna ovviamente è scarsa, quindi non sono ottime le prestazioni, però se noi per esempio andiamo a farlo semplicemente col dito, è molto più preciso della penna, e se prendiamo la penna originale sarà ancora più preciso, diciamo, di quello che può essere il dito. Ovviamente non è solo questa la funzione, io ci ho installato appunto DaVinci Resolve, come dicevo, e adesso, dopo averlo aggiornato, parte tranquillamente, ci sta un po', ma parte. Io ovviamente ho la versione studio, che ho installato anche sul Mac mini. Ovviamente il mio MacBook si è rotto e quindi attualmente l'ho messa qui per avere un portatile di supporto se devo fare una cosa veloce anche in proxy. Ovviamente non posso pensare di fare dei montaggi veramente grossi e impegnativi come un film con questo, diciamo, mini computer, però già il fatto di poterlo aprire sul computer e di poterci, diciamo, lavorare, fare qualche test, appunto con file di piccola risoluzione o comunque dei proxy, credo che comunque fino a 1080p si possa tranquillamente lavorare. Come vedete è leggermente lento nei caricamenti, però cioè, funziona. Poi magari faremo un video nello specifico. E a tal proposito, la cosa bella di questo appunto computer è che, avendo la porta Type-C abilitata all'uscita, se io collego la Type-C a un altro schermo, come può essere questo che avete visto in qualche video precedente, guardate cosa succede: ho praticamente due schermi anche su questo piccolo computer, e essendo questo touch posso sfruttarlo anche come secondo schermo touchscreen. Quindi praticamente si amplia la mia scrivania di lavoro, ma mantenendo la potenza di questo piccolo computer, che è veramente povera rispetto a un computer fatto apposta per il montaggio, però c'è. Se io ad esempio volessi fare un dual screen, lo posso fare. Quindi se io prendo il mio file e lo metto in timeline, ecco che mi compare anche nel secondo schermo. Quindi posso avere benissimo una situazione, di lavoro con doppio schermo anche con questo piccolo aggeggino. La cosa interessante è che posso toccare entrambi i monitor e avere comunque due schermi separati, tutti e due touchscreen. Se appunto lo volessi usare solamente come tavoletta grafica, o rimanendo nel mio lavoro come praticamente, base per fare degli storyboard, come potrebbe essere appunto una quaderno di storyboard qualsiasi, però in digitale, praticamente ci sono dei programmi appositi come questo che mi è stato suggerito qualche giorno fa da un mio amico, che praticamente ci permette appunto di creare degli storyboard, sfruttando delle situazioni in 3D già esistenti nel programma, e ci dà anche la possibilità di disegnare. Questo cosa vuol dire? Che comunque noi possiamo fare qualsiasi cosa vogliamo, possiamo agire in qualsiasi maniera e creare appunto le inquadrature che ci interessano. Ma questo ovviamente è, una volta avendo imparato il programma, è tutto, perché chiaramente questo video non è dedicato al programma, ma è dedicato appunto a quello che si può fare con questo piccolo computer. Io ribadisco che secondo me non è un computer ad alte prestazioni, quindi già dal primo approccio si vede il rallentamento, si vede la scattosità e tutto. Non è il perfetto per lavori professionali, ma quantomeno è una base per partire se cercate una situazione economica che vi possa appunto dare queste caratteristiche. Ci potete installare Photoshop, ci potete installare tutti i programmi che volete, e ha appunto anche
la funzione tablet con tutte le varie applicazioni che potrete trovare in un tablet, diciamo non tutte, però la maggior parte come possono essere i social network. Diciamo non costa poco, costa i suoi abbondanti 600 e qualcosa euro. Se prendete la penna ci sono circa 100 euro di più. Io l'ho preso scontato, fortunatamente, non dovrebbe essere uscito sul mercato da tanto. Infatti non esistono video su questo prodotto, solamente video, diciamo non italiani. La cosa importante, da capire è che non è un prodotto performante, è un prodotto per fare quelle cose che ti servono, quindi avere il touch su un computer. Non ha macOS, quindi praticamente io che lavoro praticamente con i sistemi Apple perché mi sono più comodi, non perché mi piaccia l'Apple, mi trovo così così, però il fatto di poter installare DaVinci Resolve e comunque un programma di storyboard e avere comunque la comodità del touch e tutto quanto mi permette appunto di avere queste cose che mi mancavano nel mio flusso di lavoro, che sono cose importanti. Sicuramente non è il massimo, sicuramente poi domani dovrò implementare o prendere qualcosa di superiore, però siccome non avevo mai avuto un prodotto del genere, ho iniziato così e penso che possa essere un entry level per tutti quelli che hanno bisogno di queste cose, che hanno queste esigenze lavorative, non possono spendere cifrone, perché poi anche lui ha i suoi corrispettivi costosi, che sono appunto il Surface Pro, che costa ancora di più. Sicuramente ci sono di altre marche, non ve lo consiglio per forza di questa marca. L'importante è che le caratteristiche di questo siano presenti anche in un altro, ovvero essere un PC tablet ibrido, cosa che per esempio non è un iPad. Io per esempio volevo prendere l'iPad, ero proprio fissato, diciamo, da quel prodotto perché pensavo che potesse appunto esprimere tutte le varie esigenze, ma l'iPad e comunque tutti i tablet hanno poi il limite delle applicazioni per iPad e per tablet. Invece questo è un PC di scarsa potenza, ma comunque un PC. Se volete vi lascio il link in descrizione per acquistarlo. Se lo acquistate da questo link, lui o altri prodotti aiutate il canale ad andare avanti. E per il resto ci vediamo nel prossimo video e parleremo di altre cose belle. Io ovviamente sono Federico, faccio cinema e musica, quindi nel mio canale troverete tanti backstage e varie canzoni mie e non mie che ogni tanto carico. Ciao!